Benvenuti a Quarta di Copertina, la trasmissione di Obiettivo News dedicata a chi scrive e al mondo dell'editoria in genere. Stasera parliamo di territorio e di libri dedicati al territorio, ma non solo. Lo facciamo con la Società di Mutuo Soccorso Agricola Operaia della frazione Muriaglio di Castellamonte, che l'anno scorso ha proposto Brividi d'autore con 3 volumi di carattere thriller e che quest'anno ripete l'esperienza con una rassegna dal titolo Territori d'autore. Si inizia il 26 di ottobre alle 15:30 con un pomeriggio dedicato al ricordo di un personaggio della cultura locale, l'ingegnere Renzo Moriondo, innamorato della storia e della lingua piemontese, che scrisse una poesia proprio dedicata a Muriaglio. E poi proseguiremo il 15 di novembre parlando qui col nostro ospite di oggi, che è il presidente della Società di Mutuo Soccorso, Mauro Rovetto, dell'appuntamento del 15 novembre alle 21. Sarà di scena un volume del Pedrini Edizioni dedicato a Ibleto di Challan, con un testo introduttivo di Ezia Bovo. Il 23 novembre concluderà la rassegna autunnale un volume simpatico invece portato da Baimeronchetti Editori, che si intitola Storie bizzarre di un dottore in vacche di Pier Vittorio Stefanone. Una bella raccolta di situazioni simpatiche, aneddoti e avventure vissute da un veterinario innamorato del suo mestiere e degli animali. Ma andiamo con ordine. Mauro Rovetto, una bella esperienza quella della Società di Mutuo Soccorso Agricola e Operaia di Muriaglio. Da quanto dura questo impegno e perché una società si dedica anche alla cultura in questo tipo di iniziative? Allora, questo impegno, quello letterario, diciamo, come ha già detto lei, è il secondo anno, per cui l'anno scorso abbiamo fatto questa esperienza che a noi è piaciuta molto e che ha riscosso un discreto successo, di Brividi d'autunno, in cui avevamo appunto presentato già 3 libri, e quest'anno quindi abbiamo deciso di ripetere l'esperienza. Lo fa la Società di Mutuo Soccorso e in qualche modo si inserisce nelle finalità del Mutuo Soccorso, perché riteniamo che ci dobbiamo occupare certo del benessere fisico, ma anche quello psicologico dal punto di vista così culturale. E quindi la rassegna da questo punto di vista ci permette di fare un incontro col territorio, ma anche di portare ai nostri soci un messaggio di tipo culturale legato appunto al territorio. Iniziamo ovviamente il 26 con una cosa che è più legata alla nostra comunità, che è appunto questa, tra virgolette, celebrazione della pubblicazione avvenuta nel 1974 di questa poesia da parte dell'ingegner Moriondo, dedicata a Muriaglio, e che ha sempre avuto riscosso un discreto successo tra gli abitanti di Muriaglio, perché tocca alcune corde sentimentali molto, molto vicine molto sentite dalla popolazione. E, ripeto, l'iniziativa è un'iniziativa culturale, ma non così lontana e così estranea ai fini del mutualismo, se si intende appunto mutualismo anche la possibilità di dare ai nostri soci non solo un sostegno di tipo, diciamo così, economico, un sociale, sussidio sociale, di tipo anche, tra virgolette, sanitario e assistenziale, ma anche un sostegno, diciamo così, che eviti l'invecchiamento, che comunque riesca a stimolare l'attività anche cognitiva dei propri sogni. In questo è un'attività che ritengo anche di prevenzione da un punto di vista della salute e sociale. Ecco, iniziamo con un ricordo di Moriondo, perché Renzo Moriondo, ingegnere, scomparso ormai da qualche anno, fu innamorato del territorio, della lingua piemontese e dei paesi di Campo e Muriaglio, in cui trascorse gran parte della sua infanzia e della sua gioventù,
e i periodi di vacanza della sua età adulta. Muriai, la poesia di cui si parla il 26, è proprio dedicata anche un po' al borgo in cambiamento. Certo. E voi siete un po' un simbolo di questo cambiamento, perché cercate di portare anche delle iniziative che non sono soltanto prettamente legate alla tradizione, ma anche a progetti innovativi, come appunto la celebrazione del passato e di un personaggio che è legato a Muriaglio, ma anche di autori contemporanei. Tra l'altro lo fate sia in collaborazione con enti come Tacabanda, che è un gruppo con cui voi lavorate spesso, un'associazione per il sociale, e poi in questo caso anche con il ristorante La Terrazza sul Canavese, dove si svolgeranno le due presentazioni letterarie e dove avranno luogo anche dei piccoli momenti conviviali a conclusione dell'incontro. Entriamo un po' di più nel merito di quello che è il programma dei territori d'autore. Perché avete scelto questo argomento? Perché era più vicino alla mission della società, cioè la tutela proprio del... Da quel punto di vista sì. Come già l'anno scorso appunto avevamo scelto di... un tema che era quello appunto dei brividi, e lo abbiamo associato al territorio. Anche quest'anno abbiamo scelto sia un tema più prettamente storico, che è quello della ripubblicazione di Brito di Chalant di Venezia, e l'altro che è un testo simpatico. E molto legato anche all'attività, diciamo così, agricola o comunque del territorio, e quindi pensiamo che possa avere un discreto successo presso l'uditorio. Quando si parla di società si parla di aggregazione, si parla di progetti comuni, si parla di iniziative che coinvolgono diverse fette della società, e voi da qualche anno siete molto sensibili alle iniziative anche a sostegno dei giovani, con corsi di inglese, con corsi di musica che vengono proposti dall'Accademia Musicale del Piemonte, da Melos, ma in particolare per quel che riguarda i corsi di inglese, grazie a una bella avventura che è nata proprio sull'onda dell'amicizia, dell'affetto e del ritorno alle origini, e il ritorno a Muriaglio di un personaggio particolare che è Gary Smith. Sì, allora, l'attività del mutuo soccorso, come già diceva lei prima, è molto legata a questo collegamento antico e moderno, nel senso che le società di mutuo soccorso sono nate nell'Ottocento con delle finalità che tutti sanno, di sopperire a un welfare che allora era inesistente, quindi di mutuo sostegno in caso di aiuto. Diciamo così, quindi, che le società hanno sostanzialmente un cuore antico, che però ha continuato a sopravvivere in tutti questi anni, e per cui riusciamo e cerchiamo di fare, non solo noi ma tutte le società agricole operaie del Canavese, che sono molte, sono riunite tra l'altro in una consulta che fa delle attività e riusciamo anche a fare rete molto bene grazie a chi dirige la consulta. Dicevo appunto, su questo cuore antico si innestano vari tipi di attività, poi ogni società di mutuo soccorso ha delle specificità. Noi, accanto a tutta una serie di attività mutualistiche, che sono quelle classiche di sostegno economico, di rimborsi, facciamo anche altre attività, sia di formazione anche. Abbiamo fatto formazione sanitaria in collaborazione con la Croce Rossa di Castellamonte. E tra l'altro avete un defibrillatore. Infatti abbiamo fatto questa attività di formazione di primo soccorso in collaborazione con la Croce Rossa, poi abbiamo installato un defibrillatore sulla piazza principale del paese, e abbiamo in programma per il prossimo anno altri corsi sempre in collaborazione con la società, con la Croce Rossa. E poi accanto a questo tipo di attività, diciamo più così, di formazione più prettamente, diciamo, sanitaria o assistenziale, da qualche anno, quasi ormai una decina, in collaborazione con la Peter Sotenia Foundation, che è una fondazione americana, ma che fa capo a un
a un emigrato di origini murialiese, che era appunto Peter Sategna, organizziamo corsi di inglese per tutte le età, per tutte le generazioni, per tutti i livelli di inglese, che alcuni si svolgono a Murialo, altri presso il British School di Castellamonte, e appunto si possono fare grazie al sostegno della Peter Sategna Foundation, che ha come presidente Gary Smith, che è figlio di una murialiese e che è ritornato da qualche anno, ha acquistato casa nel paese, ritorna ha riscoperto le origini e ha sviluppato anche un amore per la frazione che ha riscoperto in un viaggio turistico, e quindi soggiorna lì, e quindi in sinergia riusciamo ad organizzare corsi anche numerosi, perché ogni anno ha più aderenti sempre maggiori, diciamo così. Anche a livello internazionale, perché so che i partecipanti provengono da diverse parti del mondo, quindi certo. Anche un modo per far conoscere Murialo fuori dai confini del canavese. L'Accademia Musicale è un'altra strategia che è stata attuata con Melos. È stato attuato con Melos, la società c'entra un po' meno, nel senso che ha un ruolo logistico, diciamo così, logistico ancillare, da un supporto organizzativo, però rientra, diciamo così, nella collaborazione. Altro bel progetto, quello delle finestre sulla memoria, sul ricordo, queste fotografie antiche che sono state messe per celebrare i luoghi del paese che sono rimasti un po' invariati. Diciamo così, che la società è un po' all'iniziativa che facciamo sui libri, nel senso che anche questo, perché poi le attività culturali della società sono un po' legate alla memoria, quindi abbiamo fatto queste finestre sulla memoria, tra l'altro in collaborazione con l'Associazione dei Retinopatici degli Ipovedenti. Il pannello tattico in particolare, e poi abbiamo dislocato lungo le vie del paese, nei posti dove sono state scattate le fotografie, 50, 60, alcune anche molto vecchie, abbiamo nel posto preciso abbiamo messo queste fotografie di come si trova adesso il paese, e con i personaggi sotto. Per adesso non hanno un QR code, ma pensiamo di dotarle di un QR code, di modo che chi passa possa leggere, non solo vedere la fotografia, ma possa anche scoprire la storia delle persone e dei luoghi che sono rappresentati. Andrei ancora un attimo nel discorso del pannello tattile, perché il pannello tattile fa parte della rete piemontese dei pannelli dell'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti. E il QR code, il pannello già ce l'ha e racconta certo. Proprio il percorso. Quindi chi desidera andare a Murialo e scoprire le foto antiche e anche i punti di interesse del paese, perché certo. C'è la Peter Sategna Gallery, c'è il mulino, ci sono le cappelle nei boschi, e il pannello permette di avere una piantina attraverso cui ci si può spostare sul territorio, a fianco della terrazza sul Canavese, che è un rinomato ristorante, ma è anche la vostra sede. Sì, è la sede della società dal 2006. Ex scuola elementare. E rientra anche questo in un progetto, che era il progetto del filo d'acqua, che è stata ristrutturata in parte con soldi della società di mutuo soccorso, ma con il contributo decisivo della Regione Piemonte, dell'allora funzionario regionale, la dottoressa Gera. Per alcuni anni abbiamo attinto dei finanziamenti regionali che coprivano buona parte dell'intervento, in parte l'abbiamo coperto con fondi nostri. Siamo riusciti a completare la ristrutturazione del ristorante, i gestori che abbiamo attualmente dentro sono lì ormai da più di 10 anni. Il ristorante ha un discreto successo e è sicuramente uno dei punti attrattivi della frazione, oltre a essere anche da un punto di vista economico un'attività di tutto rispetto. Ecco, ma c'è un sogno nel cassetto, perché c'è un'altra piccola sede che si trova in piazza che potrebbe diventare un secondo punto di ristoro più piccolino, addirittura affiancato da delle colonnine per le bici elettriche. Sì.
Sì, nel senso che quella è la storica sede della società. È di dimensioni molto, molto più ridotte, in una posizione forse più centrale rispetto all'abitato, ma strategicamente forse meno appetibile, che da alcuni anni è chiuso, 2 o 3 anni, e stiamo predisponendo, anzi abbiamo già predisposto, come diceva lei, tutto un progetto che prevede la possibilità di fare la ristorazione, la possibilità di avere biciclette elettriche e tutta una serie di attività collaterali, magari anche commestibile, eccetera, che potrebbe rendere l'attività appetibile e riaprire la vecchia sede della società, che adesso viene usata sostanzialmente soltanto per le riunioni dei soci e le vicende più strettamente istituzionali. Quindi il sogno sarebbe avere qualcuno in grado di gestire questo piccolo punto ristoro, ma anche tipo piccolo negozietto di alimentari, di beni di prima necessità. E quindi noi speriamo che qualcuno tra i nostri ascoltatori sia invogliato ad avventurarsi in questo territorio e a valorizzare ulteriormente un paese che tra l'altro negli ultimi anni tra mostre d'arte, concerti, iniziative culturali si sta dando parecchio da fare. Quindi insomma è una realtà importante quella della società Amuriaglio. Tra l'altro avete 120 iscritti. Sì, abbiamo 120 iscritti. Ovviamente, ci sono più iscritti che abitanti. Anche perché molti sono iscritti perché le attività della società di mutuo soccorso fanno sì che per essere iscritti, per accedere ai servizi, alle attività del mutuo soccorso si debba essere iscritti, e quindi abbiamo anche iscritti che non sono strettamente muriagliesi, ma che provengono anche da altre realtà, da Castellamonte, da Campo, e quindi da altre realtà vicine. Ecco, tu personalmente sei iscritto da 40 anni. Io sono iscritto da quando eri bambino? No, mi sono iscritto da quando avevo 18 anni per una sorta di affettività. Come sempre capita, su queste cose incidono sia i valori affettivi, familiari, è una consuetudine. Per quelli di Amuriaglio, suonare in banda e iscriversi alla società è più o meno un percorso obbligato. E quindi diciamo che c'era questa tradizione familiare, in più motivata dalle diciamo così sensibilità verso il mutuo soccorso, il mutuo aiuto e la solidarietà, che secondo me è uno di quei valori che le società, per cui le società hanno ancora un senso che esistano in un paese, anche quelli piccoli, anche come quelli del nostro, in cui la società tende sempre più a diventare come un atomo, e quindi a separarsi, avere dei momenti di incontro, avere dei centri di aggregazione, fa sì che la comunità continui a sopravvivere e non si atomizzi completamente. Ecco, mi piace ricordare che Amuriaglio ha anche dei punti d'appoggio per quella che è la ricettività proprio dal punto di vista della permanenza sul territorio, perché Fuori Rotta, per esempio, permette di pernottare sul territorio, certo. E quindi a prezzo modico è possibile magari trascorrere un weekend o una settimana o anche di più, perché so che ci sono persone che sono venute dalla Toscana a riscoprire questo angolo di Canavese. E ci sono anche dei progetti che guardano oltre. Un po' Fuori Rotta è nata anche dalla passione che aveva un personaggio che purtroppo non è più con noi, che è Mauro Zuccapol, che per tanti anni è stato un simbolo di Amuriaglio, è importante ricordarlo in un momento assolutamente, come questo. Assolutamente, perché praticamente quasi tutto quello che abbiamo costruito in questi ultimi anni l'abbiamo costruito con l'impegno e l'entusiasmo di Mauro, nel senso che è stato presidente fin quando non è mancato in giovanissima età, fino a pochi anni fa, nel 2018, è stato veramente il motore non solo della società di mutuo soccorso, ma un po' di tutta la frazione.
tutta l'attività che abbiamo costruito in questi anni è frutto, appunto, come dicevo prima, del suo lavoro, ma anche del suo entusiasmo con cui riuscire a trascinare tutti gli altri. Ecco. Certo, poi ognuno nel consiglio di amministrazione ha fatto la sua parte, eccetera, però Mauro era veramente, come si dice, l'anima e il cuore dell'associazione. Da questo punto di vista, per noi è stata una perdita incolmabile, ecco, diciamo così. Ecco, io vorrei salutare anche, non sono qui con noi, ma sono con noi sicuramente in spirito, Paola Giacomino e Patrizia Civretto, che si occupano proprio di trovare una collocazione ai numerosi studenti dei vostri corsi e gestiscono questa parte di ricettività sul paese. Quindi sì. È un lavoro che è fatto da tante anime, il vostro, no. E ognuna ha un apporto fondamentale. No, questa cosa mi dà l'opportunità di dire che veramente... solo facendo sinergia si riesce a fare, e abbiamo un consiglio di amministrazione composto da una quindicina di persone, e tutte, tra cui due ragazzi che hanno solo, ormai si dice questo termine, anche per i trentenni, cioè due giovani che hanno 30 anni e quindi su cui puntiamo anche per la continuità della nostra attività, però tutti nel consiglio di amministrazione e la sinergia che abbiamo, riusciamo a fare le cose che riusciamo a fare proprio grazie all'impegno di corale di tutti. Allora, io vi ricapitolo quelli che sono gli appuntamenti da non perdere con Territori d'Autore in frazione Muriaglio di Castellamonte. Si comincia il 26 ottobre alle 15.30 con un ricordo dell'ingegnere Renzo Moriondo, personaggio di cultura, poeta, storico, legato molto alle sue origini e alla lingua piemontese. Approfitto per salutare anche la famiglia, la figlia Grazia, che è stata veramente molto disponibile in questi giorni. E tra l'altro presenterete una targa che poi la famiglia si curerà di collocare nei pressi dell'abitazione, molto bella, a cui lui era profondamente legato, sulla piazza della chiesa. Poi si proseguirà il 15 di novembre alle 21 presso la terrazza sul Canavese con il libro I Bleto di Chalan, con saggio introduttivo di Ezio Bovo, Pedrini Edizioni. E poi il 23 novembre, invece, stavolta alle 17.30, sarà la volta di questo libro simpaticissimo di Pier Vittorio Stefanone, Storie bizzarre di un dottore in vacche, by Meronchetti Editore. Quindi non soltanto un'attenzione al territorio, ma anche proprio agli editori del territorio, perché sia Pedrini sia Baima sono, sì, oltre, sì, che editori, certo, anche amici disponibilissimi, sì, sì, che hanno accolto con grande piacere l'invito della società a portare le loro opere a Muriaglio. Non è il primo anno, abbiamo detto, che c'è questo esperimento letterario, l'anno scorso venne fatto nella canonica, sì, e fu un esperimento riuscitissimo, per cui quest'anno invece ci si sposta un po' più verso un luogo pubblico, che è la terrazza sul Canavese, che oltretutto ha una vista bellissima sull'abitato. Quindi vi invitiamo sia il 26 ottobre al pomeriggio dalle 15.30, sia poi il 15 novembre alle 21 e il 23 novembre alle 17.30 ad andare a Muriaglio per ascoltare la presentazione di opere interessanti e allo stesso tempo degustare qualche specialità in questo paese che sta riscoprendo veramente con orgoglio le proprie radici. Mauro Rovetto, murialiese doc, chiudiamo con una riflessione. Tu sei cresciuto a Muriaglio, sei di famiglia murialiese. Quando tu attraversi questi luoghi, che sono poi luoghi anche della tua infanzia, hai dei ricordi? Che emozione ti dà oggi essere un po' quello che sta traghettando il paese verso il futuro? Perché la società e la banda musicale anche, ricordiamolo, perché è attivissima e ha fatto da poco i 100 anni, sta un po' portando un patrimonio di conoscenze a cavallo di un momento storico delicato, perché parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di internet, vi dotate di un sito, la pagina, i social, ma allo stesso tempo dietro a tutto c'è l'umano, il cuore, l'anima di un paese. Quindi quanto è importante raccogliere la testimonianza e portarla oltre il momento storico che stiamo vivendo, in cui oltretutto ci sono tanti supporti su cui immagazzinare del materiale, ma sono tutti supporti in divenire, quindi bisogna tenere sempre un occhio al futuro e un piede nel presente.
Ripeto, la società di mutuo soccorso è, ha proprio, secondo me, questa caratteristica di ponte, nel senso che è nata su principi forse ottocenteschi, un po' datati, che però sono principi che valgono ancora adesso e forse sono la leva per evitare che questi paesi non solo si spopolino, che è già una piaga di per sé, ma che almeno non perdano l'anima, nel senso possano conservare l'anima che avevano. Il dolore più grosso, penso, per un murialiere, ma penso per ogni abitante dei nostri borghi, è quello che si perda l'anima, che era molto presente negli anni in cui forse noi eravamo più giovani e anche con più speranze. E quindi io credo che queste associazioni, tutte, adesso parliamo della società di mutuo soccorso, ma che tutte le associazioni abbiano da questo punto di vista un ruolo che è insostituibile, difficilissimo perché non è un compito facile, però io credo che ce la si possa, con l'impegno di tutti ce la si possa fare. Allora io approfitterei di Quarta di Copertina per mandare un saluto anche alle altre associazioni, alla banda musicale, e faccio dei complimenti perché hanno appena compiuto 100 anni. Mi piace ricordare che Muriaglio ha tantissimi luoghi che sono rimasti fermi nella storia. Uno dei simboli è il mulino, che è lì fermo dal 1700 come minimo. Si dice che sia stato costruito addirittura verso il 1400. Sicuramente era già attivo nel 1700, quindi ci sono veramente dei luoghi che sono rimasti così immutati testimoni della storia. Pensiamo a quanto è breve la vita umana e a quanto invece è importante la storia di cui sono stati testimoni questi edifici che ancora adesso sono lì e ci guardano e ci impongono comunque di avere attenzione al mondo che ci circonda. Io parlando con la figlia di Renzo Moriondo, proprio Grazia, ho raccolto una frase che mi è piaciuta molto e lei ha detto: quando mi guardo in giro e guardo le vie del mio paese, ricordo la mia infanzia, i giochi di bambina, i volti delle persone che oggi sono adulti ma all'epoca erano giovanissimi. E quindi è qualcosa che ti rimane dentro, comunque gli anni dell'infanzia sono quelli che ci segnano maggiormente. Coglierei l'occasione, visto che abbiamo ancora qualche minuto, per come dire, fare uno scoop, una rivelazione, perché grazie alla collaborazione di Baimo e Ronchetti sul prossimo numero di Canavais verrà dedicato ampio spazio proprio alla figura di Renzo Moriondo, che lo merita, perché fino all'ultimo respiro rimase innamorato di questo paese che nel frattempo vedeva cambiare. Quindi Muriaglio, la poesia che lo ha reso famoso, è anche un po' dedicata ai primi cambiamenti che lui vedeva nell'abitato, nella popolazione, negli strati sociali proprio della vita. Se posso aggiungere, Moriondo è stato non solo l'autore, ma è stato anche presidente dell'ente ricreativo murialiese e ha animato negli anni 70-80 l'attività culturale del paese, portando compagnie teatrali, portando appunto illusionisti, poeti, e quindi ha animato parecchio l'attività culturale della frazione in quegli anni lì, nel senso che era proprio al di là delle sue capacità anche poetiche, ha avuto un'attività importante anche nella vita sociale del paese. E non dimentichiamo che da bravo ingegnere idraulico è colui che ha fornito la piazza di una splendida fontana. Ha contribuito al restauro della fontana. Sì, molto caratteristica. Quindi, tra l'altro, personaggio molto particolare, legato anche all'avventura dei soldati anglo-americani che tentarono la traversata della Galizia, rimase in contatto con l'unico superstite che si salvò la vita grazie al suo consiglio. Fu lui a sconsigliarli di avventurarsi perché ormai l'inverno era iniziato. L'unico soldato anglo-americano, un inglese in questo caso, Harold, che accettò di rimanere e di non avventurarsi sulle montagne, si salvò la vita e tornò ogni 2 anni a trovarlo fino alla fine dei suoi giorni. Quindi anche in questo caso parliamo di affetto, di amicizia, di riconoscenza, di legami umani che dovrebbero sempre travalicare ogni problema e ogni situazione ed essere ricordati nonostante il trascorrere del tempo. Mauro, invitiamo i nostri ascoltatori a venire a scoprire Muriaglio e le sue iniziative.
ci vediamo a Murialdo il primo giorno, il 26 del mese di ottobre, nel pomeriggio, con la commemorazione appunto dell'ingegner Moriondo, della poesia, e quindi una giornata dedicata alla poesia dialettale piemontese, se vogliamo metterla così, e a cui seguirà la castagnata, visto che siamo il mese di ottobre, il mese delle castagne, e Murialdo, i boschi attorno a Murialdo sono ricchi, forniti. Sono ricchi di castagne, quindi una castagnata. E poi il 15 e il 23 di novembre con gli autori canavesani, Il Bleto di Chalin e Storie bizzarre di un dottore in vacche. Quindi il 26 ottobre alle 15.30, il 15 novembre alle 21, il 23 novembre alle 17.30 vi aspettiamo tutti a Murialdo. Se invece voi avete piacere di venire a raccontare il vostro progetto editoriale, il vostro libro, la vostra esperienza di scrittori qui a Quarta di Copertina, potete farlo scrivendo a deborabocchiardo@gmail.com e per prenotare la vostra intervista qui a Obiettivo News negli studi nuovissimi di Rivarolo Canavese. Vi aspettiamo numerosi e per il momento vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.